Ciao a tutti, benvenuti in un altro video. In questo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo orecchino. Si chiama Orecchino Merlin. E perché non so, la prima versione che ne ho fatto mi ispirava i gioielli dell'epoca, insomma, in cui Merlin è diventata famosa. Ecco, la prima versione che ne feci è stata questa. Li ho fatti parecchio tempo fa e ne ho realizzato un tutorial fotografico che postai sulla mia pagina Facebook e ho deciso di farne anche la versione video perché per varie ragioni. Innanzitutto perché diverse persone si trovano meglio a seguire un video tutorial piuttosto che un tutorial fotografico. In secondo luogo, perché realizzare un tutorial fotografico è piuttosto difficile per me, un po' perché rendere i passaggi con una sola foto non è molto semplice, un po' perché il filo non si vede quasi per nulla, e quindi ho deciso di realizzarne anche il tutorial in versione video. E poi anche perché così arricchisco un po' di contenuti il canale appena nato. Questa versione qua l'ho realizzata con la goccia pendente sotto. Invece quest'altra versione qui, per esempio, è senza il pendente, con anche una monachella diversa fatta così. Insieme agli orecchini che vi ho fatto vedere prima, cioè questi, ho realizzato anche l'anello, sempre con lo stesso modulo, aggiungendo semplicemente una fascia fatta con le Super Duo e le Rocaille. Al dito è molto carino, ora ve lo faccio vedere. Ecco qua. Vedete? Fa un sacco di luce. Mi piace. E poi realizzando anche altri moduli, ne ho fatto anche un braccialetto, vedete? Ho disposto i moduli in questa maniera, li ho congiunti tramite degli anellini e poi ho messo una chiusura a calamita, così. È molto molto luminoso, brilla tantissimo. E invece noi in questo video vedremo questa versione qui, con il pendente in perla e in questi colori qui. Ora vi elenco i materiali così vi dico bene i colori. Allora, avremo bisogno di 4 perle da 6 mm per ogni orecchino. Queste sono le Pink Coral, sono della Swarovski e sono di 6 mm, appunto, eccole qua. Poi avremo bisogno di perline da 3 mm. Io utilizzo queste qui, che sono le bianche, le classiche bianche. Queste qui da 3 mm, se non le avete, potete sostituirle benissimo con le Rocaille 8.0. Ci serviranno poi anche delle Rocaille 11.0. Io sto utilizzando la colorazione Duracoat Galvanized Gold. Ci serviranno poi una colorazione di Super Duo. Io sto utilizzando le Pastel Suede Denim Blu, che sono una colorazione bellissima. Le utilizzo per la prima volta e questo finish mi piace tantissimo, sono davvero 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 belle. Poi ci serviranno dei Bicono da 4 mm, qui ne sono rimasti solo due, e ce ne serviranno 4 per ogni orecchino. Purtroppo non vi so dire il colore perché il negozio in cui le ho comprate le tenevano in questa bustina e qui non c'è scritto il colore, purtroppo. Comunque sono sicuramente una colorazione col finish AB e sotto non saprei, meglio non azzardarmi. Comunque non è né un turquoise AB
Non saprei, comunque sono blu. Poi, se volete, potete mettere una bella goccia sotto, però non è obbligatorio. Potete anche lasciare il modulino semplice, semplice, senza goccia. Questa qui è lunga circa 2 centimetri e larga nel punto più ampio un centimetro. Ma potete metterla anche più piccola, più grande. E poi ci serviranno degli anellini di congiunzione. Io utilizzo questi qui da 4 mm, delle pinze per poterli aprire e chiudere naturalmente. Poi ci servirà del filo da tessitura. Io sto utilizzando il Sono, ma va bene qualsiasi altro filo da tessitura, va bene anche il filo di nylon se vi trovate bene o il fireline. Ci servirà poi una monachella per ogni orecchino e delle coppette se volete rifinire le gocce in fondo, altrimenti se non le avete non importa, si può fare benissimo a meno delle coppette. E poi l'ago misura 12. Passiamo dunque al tutorial. Il primo passaggio consiste nell'infilare sull'ago 4 perle da 6 mm alternate da 4 rocaille 11-0. Ripassiamo in tutte le perline chiudendo a cerchio, facciamo un paio di nodini, ripassiamo in qualche perlina e poi tagliamo il filo in eccesso. A questo punto dobbiamo trovarci ad uscire da una perla da 6 mm. Io esco da questa. A questo punto inserisco sul lago una rocaille 11-0, un bicono 4 mm, una rocaille, un bicono e un'altra rocaille. Questa è la sequenza che dovremo avere sul filo, sul lago. A questo punto devo inserirmi nella perla di fronte a quella da cui esco. Io sto uscendo da questa, quindi devo inserirmi in questa e vado nella stessa direzione, cioè io in questa perla qui vado in questa direzione qua, quindi in quella sotto devo andare nella stessa direzione, cioè così. Quindi, vedete? Così. E tiro il filo. Otterremo questo risultato. A questo punto inseriamo sul lago una rocaille e un bicono. E dovremo passare all'interno della rocaille che divide i due bicono, ovvero questa. Così. Poi otterremo questo risultato. Vedete? A questo punto, vedete, io stavo uscendo da questa perlina qui, questa perla qui da 6 mm, e quindi dovrò inserirmi in quella di fronte, che è questa, e dovrò farlo nella stessa direzione in cui andava prima il filo prima andava in questa direzione, quindi io dovrò di nuovo andare in questa direzione. Prima però inseriamo sul lago un bicono ed una rocaille 11-0 e quindi mi inserisco in questa direzione qua. Vedete? Ecco. Così. A questo punto, sopra le 4 perle da 6 mm, si sarà formato un fiorellino fatto con i bicono, vedete? E questo è il modulino centrale. Ora, il passaggio successivo consiste nel portarci nella rocaille successiva alla perla dalla quale stiamo uscendo ed inserire sul lago 3 rocaille 11-0 e rientrare
nella stessa rocaille dalla quale stiamo uscendo. Noi uscivamo sempre da questa, in questa direzione qui, e quindi ci reinseriamo nella medesima direzione, così. Tirando il filo vedremo che si formerà una sorta di croce fatta con 4 rocaille. È un modulo base della tecnica Raw Right Angle Weave. Eccola qua. Ora ci inseriamo nella perla da 6 mm successiva. Le perle della Swarovski hanno un foro molto molto stretto e ci sono già passata un paio di volte, per cui adesso non riesco a passarci più, ecco, con difficoltà, ma in questo caso mi aiuto con una pinza, prendo l'ago e tiro. Ecco qua, tiro bene il filo e proseguo. Dovrò inserire sull'ago nuovamente 3 rocaille 11-0. Ah no, scusate, prima devo inserirmi dentro la rocaille 11-0 successiva. Ecco, così. Poi inserire sul lago le mie 3 11-0 e rientrare nella stessa direzione nella rocaille dalla quale esco. Ecco qua, vedete? E devo fare la stessa cosa per le altre due 11-0 rimaste. Questa e questa, queste due. Terminato il giro ed ottenuto questo effetto, mi devo portare ad uscire da questa rocaille qui. Eccola qua. Vedete, da questa. E devo infilare sul lago una rocaille 11-0, tre perline super duo e una 11-0, così. E devo inserirmi nella croce successiva esattamente in questa rocaille, dall'alto verso il basso, e otterrò un archetto di 3 super duo attorno alla perla da 6 mm. Ora devo passare con l'ago all'interno di questa rocaille, che è quella che divide le perle da 6 mm, quella che ho inserito nel primo giro, e tiro il filo. Ora salgo anche nella rocaille a fianco, così, vedete? E inserisco nuovamente la medesima sequenza, ovvero una rocaille 11-0, 3 super duo e una rocaille 11-0, questa sequenza qui. E mi vado ad inserire dall'alto verso il basso nella rocaille laterale, questa qui, della croce successiva. Così. E devo proseguire così per tutto il giro. Arrivati alla fine del giro avremo ottenuto questo risultato. Ora dobbiamo portarci ad uscire dal foro alto di una delle super duo. Tiriamo bene il filo e dovremo in questo giro inserire tra una super duo e l'altra una 11-0, mentre in questi spazi qui, 1 e 2, dovremmo inserire le perline da 3 mm. Dunque proseguiamo. Allora, dobbiamo inserire una 11-0 qui tra le super duo. Vedete? E una perlina da 3 mm tra la super duo e la rocaille, questa che sporge.
Quindi di nuovo una perlina da 3 mm. Che non riesco a prendere, eccola qua, una perlina da 3 mm, mi inserisco nel foro alto della Super Duo successiva, tiro il filo e ora nuovamente una rocaille 11-0 e vado nella Super Duo successiva e devo proseguire così per tutto il giro. Al termine del giro, questo sarà il risultato. Ora devo portarmi ad uscire dalla rocaille che sta fra una Super 2 e l'altra e devo mettere sul lago 3 rocaille 11-0 ed inserirmi nella rocaille successiva e passare in tutte le perline finché non arriviamo alla rocaille 11-0 successiva, perché questo giro consiste semplicemente nel fare un picot, cioè un picco, un archetto sopra la Super Duo centrale di ogni terzetto di Super Duo. Quindi vedete, io sto uscendo di nuovo da una rocaille 11-0 ed inserisco sul lago le mie 3 11-0, mi inserisco nuovamente nella rocaille e tiro il filo e questo dovremo farlo per tutto il giro. Terminato il giro ed ottenuto questo effetto, dovremo portarci ad uscire dalla terza rocaille di questo archetto, da qui, e dovremo infilare sul lago 2 11-0 la nostra goccia, nel caso in cui abbiate scelto di metterla, la coppetta, sempre se la volete mettere, altrimenti saltate questo passaggio e aggiungete semplicemente 3 rocaille e ripassate nella goccia. Invece per chi la mette, dopo aver messo la coppetta, sarà sufficiente inserire una rocaille 11-0 e ripassare nella coppetta, nella goccia e inserire sul lago 2 rocaille 11-0 e rientrare nella rocaille da cui siamo partiti all'inizio, cioè questa, e rientrare nella medesima direzione, quindi così. Così. E tirando bene il filo, la goccia si posizionerà come pendente, vedete? Io ora ripasso un'altra volta all'interno della goccia, quindi tutte queste perline, ritorno su per rafforzare il pendente, poi passo in qualche perlina facendo qualche nodo. E poi taglio il filo in eccesso. Quindi adesso lo faccio e poi ve lo mostro. Ecco qua terminato l'orecchino Marilyn, dopo aver inserito anche la monachella e l'anellino. Io l'anellino l'ho inserito, vedete, nella rocaille centrale di questo archetto. Così. E io spero che il tutorial vi sia piaciuto. In tal caso mettete un bel pollice in su e ditemelo nei commenti. E anche se volete scrivermi qualcos'altro, non lo so, tutto quello che volete. E se vi va, riproducete questo modulo e mandatemi le foto nella mia pagina Facebook, di cui trovate il link nell'info box insieme a tutti gli altri miei recapiti. E niente, grazie dell'attenzione per aver seguito questo video tutorial. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao!